Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Innanzitutto voglio ringraziarvi per il feedback positivo che sta riscontrando il video di LOL che ho registrato la settimana scorsa e che ha raccolto circa 300 visualizzazioni in quasi 4 giorni, che è un risultato niente male per il mio piccolo canale. Oggi, come avete visto dalle immagini, voglio portarvi un prodotto economico ma di qualità. Si tratta di un mouse da gaming di EasySMX, marca per me sconosciuta prima d'ora, ma che sono stato ben felice di testare e di rivalutare. Parliamo dei pregi adesso, che sono numerosi. Cominciamo con il prezzo. L'ho acquistato su Amazon a circa 9 euro in offerta da 40. Purtroppo sono stato costretto a fare questo acquisto perché il mio mouse del Devastator Kit mi aveva purtroppo abbandonato. E avevo come budget 10-15 euro. Stavo controllando questo mouse già da un paio di settimane e appena l'ho visto che è sceso sotto i 10 euro, l'ho acquistato all'istante. La qualità dei materiali è buona. Il filo è ricoperto in nylon ed è molto resistente. Il jack USB è placcato in oro o in ottone, non lo so. La plastica della scocca è molto solida e dà l'idea di essere resistente. E anche gli inserti in metallo sono resistenti anch'essi e ben rifiniti. Presenta delle funzionalità da mouse top di gamma, come per esempio la possibilità di inserire 4 presetti uno alla volta in un carrellino estraibile al di sotto del mouse per controllare e variare il peso del mouse a seconda delle nostre esigenze. E la possibilità di programmare tutti gli altri tasti tramite il comodo software che ci viene dato in dotazione, con cui possiamo controllare e gestire fino a 5 diversi profili di gioco. Abbiamo come caratteristica aggiuntiva la presenza di un sensore laser anziché ottico, il che gli conferisce maggior precisione, minor possibilità di input lag e maggior compatibilità con le superfici più svariate, come per esempio il tessuto, legno, vetro o quant'altro. Poi presenta la possibilità di variare i DPI su 4 livelli contraddistinti, ognuno da un colore: verde per 400, rosso per 1600, arancione per 5000 e blu per 8200. Passiamo adesso, ragazzi, ai difetti. Personalmente avrei preferito che EasySMX avesse inserito più livelli di DPI, ma più ravvicinati, perché questa troppa distanza tra gli ultimi due li rende un pochino senza senso e anche inutili. Ma questo è un mio parere. Ho trovato la rotellina troppo morbida e liscia nei movimenti, con poco attrito tra uno scatto e l'altro. Personalmente preferisco delle rotelle più scattose, nel senso che abbiano più resistenza al movimento in modo da essere più lente e precise. Passiamo ora alle considerazioni finali. Dopo circa 5 mesi di utilizzo, mi sento di consigliarvi assolutamente questo mouse, ma al prezzo, attenzione, al prezzo a cui l'ho preso io, perché attualmente è venduto su Amazon a circa 35 euro. E a questo prezzo, ragazzi, ve lo sconsiglio perché ci sono alternative migliori. Ma tenetelo d'occhio perché è un ottimo mouse e dovesse scendere sotto i 20 euro, compratelo a mani basse. Il video di oggi termina qui. Vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e un commento con il vostro pensiero. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video.